Ciao ragazzi, io sono Lilla, benvenuti sul canale. Oggi spacchettiamo, questa è la seconda parte del pacco regalo che ho ricevuto da mio fratello. Se vi siete persi la prima parte vi lascio qua il video, wow, qua, insomma, da qualche parte. Ho ricevuto questi slime che ho recensito appunto nel video precedente. Ma prima di iniziare mi piacerebbe tanto sapere che cosa avete ricevuto nelle uova. Io ho ricevuto le uova che avete visto. Se vi siete persi i video ve li lascio nell'info box, quindi non ho niente da aggiungervi, nessuna news, ma sono curiosa di sapere se invece avete trovato qualche sorpresa straordinaria. Mi raccomando, lasciatemi un commento e se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso e ricordate di attivare la campanella per non perdere le notifiche ai nuovi video. Ma cominciamo! Ecco qui la prima bustina, l'ho liberata dalla sua plastica, trova la favolosa Sailor Moon e praticamente mi dice che costa 1,90 € ed è di marzo 2017. Non so se è già uscita questa collezione, io è la prima volta che la vedo, ma l'ho vista in alcuni vostri video e non l'ho mai vista in edicola, però evidentemente mio fratello è riuscito a trovarla. Mi piacerebbe saperne di più perché qui c'è un'ulteriore etichetta che dice 2015 e che costa 2 euro, quindi sembra essere una riedizione rimessa in circolo, rivenduta un'altra volta. E qua, oh, sono riuscita ad aprirla, non so come. Vedo Sailor Jupiter o Jupiter. Ok ragazzi, sono sconvolta, credo che mai nessuno al mondo sia riuscito ad aprire una bustina come l'ho aperta io. In realtà volevo solamente farvi vedere la collezione intera, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pezzi, contando le due Bunny e Sailor Moon. E a questo punto io aprirò di qua e confermo che deve essere una vecchia collezione già uscita, perché mi ricordo di aver visto un video tanto tempo fa con questi bellissimi libretti e mi ricordo che cercavo questa collezione perché appunto avrei voluto, desiderato tantissimo questi libretti. Oggi faccio tutto al contrario, avrei dovuto mostrarvi prima la confezione, che è una confezione metallizzata tendente al rosa con Sailor Moon che fa il suo classico gesto con vicino allo scettro al suo diadema, e poi ci sono Milord e tutte le guerriere Sailor, e qua c'è scritto cerca il 3D di Bunny, puoi cambiarle l'abito e trasformarla in Sailor Moon. Ok, qui c'è un bellissimo libretto di Sailor Jupiter e immagino ci sia tutta la storia bella bella. Poi tra l'altro le pagine sono tutte plastificate e c'è anche il mito di Giove. Apriamo l'altra. Francamente spero di non trovare Sailor Mars e spero di trovare Marta perché è quella che mi piace di più. No, ho trovato Sailor Mars. Ok, non è che non mi piaccia, perché mi piacciono tutte, però Sailor Venus è la mia preferita in assoluto. E è venuto fuori con il suo libretto e il suo stand. Adesso le posiziono così ve le faccio vedere da vicino. Ecco qui, vi faccio vedere la prima Sailor che ho trovato con la sua divisa da marinaretta. Ok, questa è solamente colla. Devo dire che è carinissima. Guardate, Sailor Jupiter è ben disegnata, ha una bellissima figurina e arriva con il suo piedistallo ed è nella classica posizione. Adesso però vi pongo un quesito, se lo stand ha questi due punti così e i miei piedi invece sono così, come faccio ad incastrarlo? Questa è una bella domanda! Per quanto riguarda invece il libro che lo accompagna, vale tutta la spesa praticamente perché ha diverse informazioni, è stampato divinamente, anche se in realtà tutte le informazioni poi sono della nostra serie italiana, però va benissimo. Qui c'è il suo scettro di appartenenza, i segni di Morea ed è molto 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 bello. I colori sono belli, la stampa è veramente bella. Anche Rea è piuttosto carina, anche se per quello che riguarda il fisico niente da dire, mi piace molto la posizione proprio da Sailor Mars. C'è qualcosa nel viso che non mi torna, anche se non riesco a capire bene che cosa sia, però è carina.
carina. Diciamo che ha qualcosa di poco simile a quella del cartone animato, però quella del fumetto è molto molto simile. I colori sono bellissimi, sono perfetti, però anche in questo caso lo stand, nonostante sia abbastanza coincidente, in realtà non riesce a farla stare in piedi, quindi dovrò trovare una soluzione alternativa e creativa per farla reggere in piedi, perché effettivamente non ci sta. Per quel che riguarda il libretto, anche in questo caso la busta vale tutto per il libretto, perché è molto bello, molto carino. Sono carine le immagini dedicate alla nostra Sailor, quindi diciamo che se beccate la vostra Sailor di riferimento è sicuramente un gadget super carino. Veniamo adesso a Real Academy. Allora, avrei tanto voluto comprare da sola questa serie, ma stavo pensando se prenderla o no. Perché? Perché praticamente all'interno ci sono degli stickers e tantissime figures che mi piacciono, ma ce ne sono alcune che veramente vorrei non trovare e sono tipo Cenerentola oppure la bestia, perché non lo so, non mi piacciono molto. Mentre i ragazzi dell'Academy mi piacciono praticamente tutti. Guardate che bella la carta, ricorda quella dell'uovo di Pasqua che ho aperto, poi davanti ci sono le protagoniste e i protagonisti della serie. Vediamo che cosa possiamo trovare all'interno perché non ne ho idea. In ogni busta c'è un personaggio più tanti adesivi da favola. Allora, se provate a schiacciare non capirete che cosa c'è dentro perché sembra che ci sia un bossolo, quindi non si capisce. A questo punto apriamo, ma prima vi lascio notare ancora una cosa, il fatto che la busta non sia quadrata come normalmente siamo abituati a trovare, ma è a forma di zucca. Ok, merita un'apertura speciale di quelle che faccio io, cioè così, in modo da poter non rovinare tutta la busta. E una di quelle che non volevo. Ho trovato Vicky! Allora, vi faccio vedere gli adesivi che ho trovato. Ho trovato Vicky. Io non ho guardato tantissimo la serie, ho guardato i primi episodi e quindi Vicky non la ricordo particolarmente, ma credo che sia una di quelle che sia un antagonista nella storia. C'è un rossetto, diamanti, credo uno scettro, non so quale sia il potere magico di Vicky. Poi c'è il logo di Real Academy, pozione magica e poi la scopa. Bellissimi questi adesivi, li trovo stupendi, non so cosa ne pensate, ma più li guardo e più dico wow. Viene insieme alla busta anche questo booklet che è molto carino, stampato con dei colori veramente belli. Ah, eccoli qua tutti i ragazzi che possiamo trovare, Travis, Ling Ling, ecco Biancaneve, proprio non la volevo trovare, avrei voluto tanto Joy e ovviamente Rose che è il mio preferito. Poi Astoria. Ah, ecco qua Vicky. Vicky me la devo controllare, sembra interessante. E poi c'è Cenerentola che non avrei voluto o che anche mi fa impazzire. E poi la bestia. Ah, se avessi trovato la bestia, tante lacrime. Ah, da questa parte ci sono le caratteristiche. Ah, infatti è perfida e cocca dei professori. Il potere con la sua bacchetta Vicky può lanciare diverse magie malvagie. Qua ci sono delle scene del cartone che appunto io non ho ancora visto. E qui finisce il libretto. Cos'altro vogliamo vedere? Apriamo subito. Che carino! Ma quindi anche oggi riesco ad aprire un uovo. Buona Pasqua, Lilla! Aio. È mortale questo ovetto. Wow! Guardate che bello, lo stand è tutto pieno di glitter. Bellissimo. E speriamo che funzioni rispetto a quello delle Sailor. Wow, mi piace un sacco. Guardate che carina, in che posizione deliziosa. Dietro nasconde una perfida pozione. Chissà che cosa vuole combinare. Forse ce l'ha con la signorina Ranocchio. Ha un bellissimo fiocco qui. Ora ve la inquadro bene. Ah, che neo sciccoso che ha sotto l'occhio. Ma di chi è figlia lei, lo sapete? Di qualche malvagia, sicuramente. Beh, se lo sapete, scrivetelo perché non lo so ancora e vorrei saperlo. Ta-da! Tra l'altro, scrivetemi anche se mi consigliate di continuare la serie, perché sono tipo alla seconda puntata.
E voilà. No, vabbè, questa è carinissima. Vediamo se è alta come le Sailor. Eccole qui, devo dire che come collezionista questo genere di ritrovamenti nelle bustine sono le cose che mi fanno impazzire di più. Devo assolutamente trovare degli stand giusti delle basi giuste per le mie Sailor. È carinissimo il fatto che abbiano la stessa misura e anche lo stesso tipo di corporatura, cioè potrei fare veramente delle storie con loro. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia nella giornata di Pasqua. Io vi faccio dei grandissimi auguri e vi spedisco un super bacio. Ciao a tutti, ciao, al prossimo video, a domani, ciao!